Buongiorno a tutti e benvenuti. Questa è la nona giornata di formazione che la Camera dei Deputati svolge in modalità a distanza a causa delle misure emergenziali che, come sapete, stanno attraversando tutto questo particolare momento del nostro Paese. Buongiorno, intanto un doveroso ringraziamento a tutta l'organizzazione della Camera per questa giornata di formazione che è, come ho già sottolineato, un prezioso momento di avvicinamento e di confronto tra la scuola e le istituzioni. Una particolare attenzione la riserviamo all'inclusione, sia attraverso attività di supporto allo studio e di recupero degli apprendimenti, sia attraverso attività più centrate sulla socializzazione. Quest'anno sono molto impegnati in un percorso a scuola di open coesione che permette loro di monitorare l'utilizzo che gli enti territoriali fanno dei fondi europei. Loro a me hanno dato moltissimo perché sono convinta che i ragazzi diano ai loro insegnanti un contributo forse superiore di quello che noi diamo a loro. L'articolo 77 della Costituzione stabilisce che il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Tuttavia, sempre la Costituzione consente al governo la facoltà di adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, dei decreti provvisori avente forza di legge, ma è tenuto a presentarli il giorno stesso alle Camere per la loro conversione. Nell'Italia del 2021 infortunarsi o morire sul lavoro dovrebbe essere una storia del passato remoto, invece purtroppo non è così. I numeri degli infortuni, come ricordava Dennis, sono ancora molto elevati anche nella nostra regione ed inaccettabili per un paese civile. In aula è sempre presente un rappresentante del governo che può rispondere ai deputati e replicare alle loro, alle loro sollecitazioni. Il presidente o il vicepresidente, quando il presidente non è in aula, regolano i tempi della seduta e ordinano lo svolgimento dei lavori in maniera che sia il più ordinato possibile. In qualsiasi caso, io sono convinto che per il Paese un sano confronto democratico che sia confinato nel perimetro della buona pratica sia sempre un'occasione importante per crescere e anche per cercare di fare quello che è, secondo me, la cosa più difficile di un parlamentare: pensare sempre che quello che fa, quello che porta avanti, lo fa soprattutto per voi, per le generazioni che verranno. Quindi un grande senso di responsabilità nel cercare di migliorare quello che è l'organizzazione del Paese, per cercare di lasciarvi un Paese che sia il più vivibile e che sia più vicino ai vostri desideri. Un ringraziamento ancora a voi per le vostre domande. Mi raccomando, questo momento passerà, perché alla fine sulla pandemia vinceremo noi, vincerà la scienza, vincerà l'uomo. Ho l'impegno di vedervi qua una volta per tornare in presenza a scambiarci non solo qualche idea, ma anche qualche sorriso, anche qualche stretta di mano. Buon lavoro a tutti voi e auguri per il vostro futuro.